ARPAL ha emanato un'allerta gialla per pioggia per domani, venerdì 5 gennaio, dalle 18 alle 23.59, alle 24, sui bacini grandi del Levante, quindi della zona C, per chiarirci. Questo perché? Perché da oggi pomeriggio, dove oggi è una giornata che possiamo considerare molto bella, soleggiata, ma da pomeriggio arriveranno velature anche estese da ponente, addensamenti irregolari di nubi basse costiere, e questo porterà poi nella giornata di venerdì un tempo perturbato con piogge e rovesci diffusi e una quota neve in calo localmente fino a fondo valle sui versanti padani di ponente, la zona D per capirci, ma soprattutto venti anche fino a burrasca dai quadranti settentrionali. Quindi domani sarà una giornata sicuramente di piogge anche a carattere di rovescio moderato, specie sul centro Levante, appunto come dicevamo, e dal pomeriggio cala lo zero termico con possibili nevicate come dicevamo anche intorno agli 800-1000 metri sui rilievi alpini, ma non solo. Dovrebbero poi però terminare i fenomeni dalla tarda serata di domani in attenuazione già a partire da ponente. Quindi l'evoluzione successiva però ancora piuttosto incerta in un contesto sicuramente ancora nuvoloso e via via più freddo, specie nei giorni poi iniziali della prossima settimana per il richiamo di correnti nord-orientali. Diciamo che torniamo un po' nelle medie stagionali del periodo, ecco. Ecco, sì, insomma, arriva il freddo diciamo di questa stagione che finora non abbiamo visto, non abbiamo vissuto. Esatto. Ecco. La giornata di domani sarà proprio caratterizzata da disagio fisiologico per freddo a causa anche appunto di deboli nevicate di questi venti settentrionali che saranno fino a burrasca.